Ok, io tipo terrorizzata, attiviamo il generatore riempiendo, cioè usando la benzina che troviamo lì, sempre che ne sia rimasta. Dopodiché magari ce ne portiamo un po' in una borraccia, in qualcosa, ma non possiamo stare qui. Cioè, serve molta di più benzina. Vabbè, intanto andiamo verso l'ultimo casolare. Poi ci pensiamo appena siamo là. Vediamo intanto com'è organizzata la benzina. Esatto, perché magari noi pensiamo che c'è la benzina, in realtà non c'è. Ok, quindi vi fiondate immediatamente in quel Sì. casolare. Aprite, guardate, non c'è nessuno nemmeno qui. Però cominciate già a sentire immediatamente il rumore di un generatore. Che è un rumorino molto piccolo. Guardate un attimo e vedete che c'è un solo generatore che è. Vedete che fondamentalmente è collegato al sistema elettrico che riguarda le luci. Ok. Mentre poco più accanto c'è un grosso generatore, proprio è il quadruplo rispetto a quello più piccolo, che è spento, non fa alcun rumore. E dei barili anche. Guardo verso di lei, dobbiamo prendere più bidoncini possibili di benzina. Quanti ce ne sono in totale? Due bidoni. Se Due. Ok, ce la faccio a trasportarli tutti e due. non vuoi avere la pistola tra le mani, sì. E neanche il bastone. neanche il bastone. Quindi Non impiegheresti ce la anche facciamo. il triplo del tempo per. Domanda, perché noi, ok, lì è la benzina e c'è il generatore piccolo e quello grande che è spento, ma non c'è, dato che è lì, un qualcosa per mettere la benzina là. Cioè, nel generatore grande? Sì. Sì, certo, c'è. Basta svitare, prendere il bidone e versarglielo dentro. Perché ha benzina, come una macchina. Ok, No, quindi ferma, non c'è. ferma, aspetta, aspetta, aspetta. I bidoncini non li dobbiamo versare là dentro. Sì, ok, ho capito che tu vuoi portarti anche la benzina, ma intanto riattiviamo il generatore. Sì, ma facciamolo col bidone grande. Sì, ok, va bene. E eventualmente di benzina ce ne portiamo solo uno. Due. Meglio due, fidati. Più ne abbiamo, meglio è. Ma stareste pure Non tempo a Allora, perdere tempo guarda. cioè per rimettere altra benzina. Cioè, ragazzi, il tempo scorre per Sì, lo me, so. Lo so, infatti sto cercando di. Allora, Elis, pensa una cosa sola. Probabilmente ci conviene più portare la benzina che portare il faro del. Cioè, la lampadina del faro. Cioè, capito qual è il discorso? Però la benzina, portarcela là dentro. È forse una delle uniche possibilità di sopravvivenza che abbiamo, te lo dico proprio chiaro. Ok, ma che senso ha se riattiviamo il faro e non ci portiamo la lampadina? Sì, il discorso è, piuttosto che riattivare il faro, è meglio combattere, cioè questo è il discorso, forse ci conviene più combattere che attivare il faro. Perché comunque anche riattivando il faro, il tempo che qualunque persona o cosa nel raggio di miglia ci veda, passerà tempo e dovremo comunque combattere. E Ok, senza benzina non possiamo combattere. allora a questo punto lascio la lampadina lì, perché tanto è inutile che io mi porto questo peso addosso. Quello L'unica. che Cioè, è faccio è meglio praticamente combattere. mi strappo un pezzo di gonna, tanto non mi serve più. Quasi avevo pensato di levarla completamente, però ho detto strappo un pezzo e già la metto imbevuta di benzina. In modo tale che comunque già abbiamo qualche tessuto che è già imbevuto, anche perché proprio te lo dico, il mio pensiero è: ok, se vediamo quella cosa, io gli lancio sta cosa imbevuta di benzina e tu gli spari, almeno prende fuoco, cioè Certo. anche che non gli faccio tanto danno, dovrebbe prendere fuoco. Questo è il Esatto. mio pensiero. Ok. Poi se è vero o no, se prenderà fuoco o no, questo è un altro discorso, ma Non lo siamo sapete. disperati, quindi. Esatto, quindi decidete di fare questa cosa. Siete molto Ok, presi allora sì, dall'ansia, ci molto presi dal prepariamo. nervosismo, quindi avete proprio i secondi contati. Prendete Andiamo questi così, due che dobbiamo bidoni. pure ribarricare la porta. Ok, un bidone ovviamente lo prendo io, in modo tale che lui si deve portare solo un bidone e quantomeno posa il bastone e prende la pistola, cioè attiva la pistola se serve. Attiva la pistola. Attiva la Pistola incredibile. Ok. Ok, quindi uscite dalla porta. Continua Sì. in questo caso sempre il maltempo. La pioggia si è notevolmente affievolita, ma il vento continua. Continuate
cominciate a camminare per non dire a passo svelto perché non riuscite materialmente a correre. Ok. Un altro suono, più un urlo, alle vostre spalle. Nuovamente, questo grido, questo gracchiare. Vi girate un attimo, vedete spuntare di nuovo quell'essere che avete visto sul faro. Questa volta è in piedi e vi sta guardando con brama, quasi di affondare i suoi denti nella vostra carne. Poi, fondamentalmente siete lì, il mostro sbuca da questo punto. Quindi vi guarda affamato. Vedete che appunto ha pure una bava e comincia a inseguirvi. Quindi... ok, mi sa che corriamo. Esatto, ragazzi, fatemi un tiro di destrezza. Io ve lo farei fare pure un pochettino con svantaggio, perché siete comunque anche molto carichi. Ok, quindi tiriamo con il dado viola. Esatto. E meno uno, dobbiamo esatto. guardare. Critico, critico, critico. Mi è estremo, addirittura. Poi cominciate a correre, però sentite proprio alle calcagna il passo pesante di questa creatura che si mette, cioè che ha due zampe, corre a due zampe. Quindi sta correndo, facendo versi proprio terrificanti, animaleschi. Vi girate un poco per guardare, vi sta proprio raggiungendo, ragazzi. Proprio è a un metro e mezzo, due metri di distanza da voi. Vi trovate in questo momento davanti la porta per che vi dà sulla cucina. Vi infilate là dentro, fatemi un tiro di destrezza e di forza per chiudere più velocemente possibile la porta e chiudere immediatamente il chiavistello. Addirittura vi concedo la possibilità di mettere eventualmente il tavolo, la sedia, qualcosa là davanti per cercare di bloccare ancora di più. Sì, assolutamente. Quindi fatemi, uno mi fa un tiro di destrezza, l'altro mi fa un tiro di forza, quindi decidete voi. Io vado di forza. Sì, io di destrezza. Esatto. Ok, però l'abbiamo chiusa. Cioè, sì, quantomeno l'abbiamo chiusa. Magari non siamo riusciti a tenerla ben salda. Beh, ci posso mettere sempre i punti fortuna? Sì, puoi mettere, sì, esattamente, sì. Ci rimetto. Sì, sta giocando su tutti. È arrivato il momento. Ok, quindi, okay, allora, Alice, vi infilate tutti e due, tu immediatamente con la prontezza di riflessi che hai, chiudi sbattendo la porta davanti proprio in faccia alla creatura, quasi come se, cioè, hai sentito proprio che gliel'hai sbattuta contro il muso pesante. Nel frattempo hai avuto pure la prontezza di riflessi di chiudere immediatamente il chiavistello. Elric, tu hai preso direttamente una sedia e hai trascinato con tutta la forza possibile il tavolo, mettendolo proprio incastrato tra una credenza a destra e una credenza a sinistra, in modo tale che non si riesca effettivamente a muovere. La sedia l'hai messa l'hai messa sopra il tavolo, in modo tale che comunque faccia un po' sempre di peso e di spessore tra i due punti. Quindi però sentite che la creatura fa boom, boom, boom contro la porta e sta cercando di sfondarla per entrare. Cosa fate? Okay, allora guardo verso Alice. Alice, vai a riparare la radio se hai capito come si potrebbe fare. Provaci quantomeno. Io intanto passami la benzina e ci penso io per quello. Mi prendo praticamente le due boatte. La mia idea è quella di metterle come se fossero, tra virgolette, le mine, se così vogliamo dire. Cioè, lasciarne una un pochettino più avanti nel corridoio e una più indietro dove c'è il padiglione del faro. Ok, ricordati però comunque che dovresti essere sempre in visione per potergli eventualmente sparare e far risaltare. Certo. Ok, adesso, Alice, tocca a te. Devi metterti, ti metti sul tavolo, metti le cose, sparpagli tutto, prendi il manuale, lo cominci a leggere e cominci a giostrartela. Dimmi precisamente cosa fai. Io voglio fare prima un tiro di intelligenza, perché questa volta non tocco nulla se non capisco come devo assemblare i pezzi. Ok, perfetto. Vai col tiro di intelligenza. Perfetto, hai fatto pure hard, va benissimo. Adesso hai un attimo la freddezza mentale e hai fatto un calma. Lavoriamo. Ok.
adesso? Oh mio Dio. Perfetto. Oh, incredibile. Perfetto. La tua freddezza mentale, la tua concentrazione ti ha fatto completamente mettere nell'ordine delle idee di dover mettere i punti, i pezzi nel punto giusto. Quindi ti metti là, ma cominci a macchineggiare, a svitare immediatamente nel modo più velocemente possibile, come se avessi saputo sempre come farlo, ma in quel momento, quando l'hai fatto prima, eri completamente nel panico. Adesso l'adrenalina ti ha mosso, ti sta muovendo ancora e sei in grado di montarlo. Riesci a sistemare come Dio comanda la radio e attacchi, appunto. Cerchi di attaccare anche i fili. Posso rifarti sempre prima il tiro di intelligenza per capire se sto facendo tutto nel modo giusto? Sì, è il tiro poi successivo, okay, di riparazioni elettriche, me lo fai con vantaggio. Te lo stavo dicendo pure per riparazioni meccaniche, ma hai fatto subito il tiro e quindi è stato un successo, non era necessario. Ok, ok, ho avuto una botta di fortuna. Esatto. Ok. Mizzi, perfetto, vai. Ok, quindi adesso guardando... sai che mettendo questo riesci a farlo. Vai, sì, col tiro, sì, di riparazione elettrica. Ok. Ah. Ok. Ho preso la scossa. Hai messo sicuramente i fili. Però appunto, prima di tutto prendi una scossa, ma una scossa molto forte. Quindi prendi un danno era proprio perché la scossa ti ha proprio, sì, preso tutta la mano mia... Ok. E in più purtroppo c'è un imprevisto, c'è stato uno sbalzo di tensione. Tirami, fammi un tiro di fortuna. Ok, per vedere se, cavolo, effettivamente non avevamo pensato se era tutto... La scossa è stata talmente pesante, talmente intensa, perché hai collegato queste cose, cioè questi fili, che diventa tutto buio. Non c'è più luce. Urlo, Eric! Cioè, proprio sono nel panico. Cioè, lo capisci che sicuramente o ho fatto qualcosa io, o comunque magari anche il sistema era precedentemente danneggiato e non ci provo nemmeno a mettere mani al buio. Quindi, attentoni, cercando l'ascia, perché comunque me l'ero lasciata... me l'ero lasciato i piedi, l'afferro e cerco nel buio di raggiungerlo, perché tanto la creatura sa che siamo qua dentro. È inutile che mi sto zitta, perché tanto ci ha visto, ci ha sentito, ci ha seguito, quindi comincio a... E a proposito chiamare. Di creatura, ma sta battendo contro la porta. Sì. Nel mentre... Esatto, nel mentre. È una sola. Senti, per il momento è una sola. Non ne senti altre. Mi piace questo per il momento. Vabbè, perché al momento ce ne sento soltanto una. Però senti che comunque la porta continua a bussare, cioè c'è un bussare continuo, senti addirittura pure graffiare dalla porta, senti anche il rumore di una finestra che si rompe. Da dove? Dalla cucina? Da quella zona. C'è un altro. Faccio qualche passo, ti afferro e dico... siamo spacciati, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di dargli fuoco. Un rumore di qualcosa che si infrange. Sbam! È qualcosa per che la porta. È entrato dentro. E okay, sentite la botta di benzina. Boom, 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 boom. E sentite di nuovo l'urlo terrificante che avete sentito fuori. Sparo alla botta di benzina. Mi sto basando sul fatto che l'ho tenuta sotto mira tutto sto tempo. Non credo di aver spostato la
la mira, quindi sparo dove mi ricordo che era la botta di benzina e prego, cioè quello è il discorso. Ok, allora, considerato che siete al buio, avresti dovuto farlo con svantaggio, con uno svantaggio. Ma, dato che appunto hai detto che l'hai tenuta sempre sotto mira e io comunque lo presupponevo, fai un tiro normale di armi da fuoco, pistola. E spera, e prega. Vado. Prego tantissimo. Al massimo si finiscono i punti fortuna oggi. Armi da fuoco, pistola, dai, dai, bello. Bello. Io sparerei di nuovo, perché comunque i punti di fortuna ci possono servire dopo. Prova a sparare di nuovo. Primo colpo, secondo colpo. Ok, ce la faccio. Nel frattempo la creatura senti che urla ancora di più e senti anche delle grosse falcate. Ok, vado, sparo immediatamente appena ritornando, cercando proprio... Io sto in questo momento, dopo che c'è stato tra virgolette il rinculo, sto ricercando di rimettere il braccio per come me lo ricordo e sparare di nuovo. Sei un soldato, quindi lo sai fare. Eri un soldato. Dai, bello. Ok. Elric, rinculo del primo. Rimetti subito la mano davanti per cercare di colpire il punto proprio nell'istante in cui la creatura si affaccia dalla porta e vedi il suo sguardo pieno di odio e famelico nella tua carne. Spari. È il proiettile. Come se in questo caso l'adrenalina ti facesse vedere tutto estremamente a rallentatore. Colpisce la tanica in una esplosione di fuoco e fiamme terrificanti e incredibili che investono interamente la creatura. Questo boato vi sconvolge. Helis, fammi un tiro di potere per cortesia. Cavolo, perché per me c'è le bombe. Appunto, esattamente. Okay. Elric, tu non vedi più la creatura, ma vedi proprio che tutta la cucina salta in aria. Comincio a correre come un pazzo verso le scale. Quali scale? E le urlo di correre anche a lei. Le scale che salgono sul faro. Ah, ok. Cioè, io sono qua, ti faccio capire subito. No, calmo. Io capisco. Io sto mantenendo il sangue freddo. E l'unica cosa che capisco in questo momento è che noi lì moriamo affumicati o moriamo bruciati vivi. Appunto, quindi... aspetta un attimo. La sacca con la corda è ancora a portata di mano? Sì. L'abbiamo lì. Okay. Cioè, teoricamente tu non te la sei levata. Se non esatto, la sacca con la corda io non me la sono levata tecnicamente. Ok, ce l'ho ancora quindi, perfetto, l'importante è questo. Ti urlo di correre, ti afferro proprio, se riesco a sentirla comunque, o almeno mi riesco a ricordare dove era nel momento allora, in cui... A parte che comunque, scusami, una volta c'è stata l'esplosione si vede un pochettino meglio, sì, effettivamente. Sì, ci sono le fiamme che c'è stata la illumina. Vampata. Quindi comunque... afferro lei e corriamo verso le scale. Mentre stiamo correndo io ti dico cosa stiamo facendo, perché per me è tipo andarci a rinchiudere in un posto tipo topi. Lo bruciamo vivo. Bruciamo vivi anche noi. Se le fiamme arrivano fino a questo. Io per ti dico. Questo la corda. L'altra tanica di benzina che tu hai lasciato lì. Che adesso esplode appena gli arriva il fuoco. Due, appunto. C'è tutto l'impianto elettrico qua. Noi saltiamo in aria. Altro che salire. Io tipo ti strattono, ti do uno schiaffo. Perché per me in questo momento tu non sei lucido. E ti dico dobbiamo scappare di qui. Cioè io non voglio morire saltando in aria. Elric, tra l'altro vorrei anche farti notare che la corda che avete preso non è una corda che permette di arrivare dal dove siete fino totalmente in basso, eh? Saranno sì e no forse un 3-4 saranno un 3-4 metri di corda. La struttura è molto alta, quindi comunque guarda. Se cadreste avete adesso eventualmente la possibilità di uscire fuori. Io
me lo tiro, cioè lascio tutto per com'è. L'unica cosa che appunto mi porto è l'accetta. Dopo che gli ho dato questo schiaffolo a ferro, ho tipo proprio il momento di lucidità in cui capisco che dobbiamo uscire da questo posto e me lo tiro. Cioè, quello che voglio fare è esatto, andare di qui e correre il più velocemente possibile. Ed eventualmente, Allora. noi avevamo visto che nella stanza qui c'era una finestra. Sì. Quindi eventualmente potremmo anche uscire di lì in modo tale che invece di andare in linea retta usciamo di lato. Potresti anche farlo. Ma usciamo di lato sulla foresta. No. Di fronte, Pro non... poco di fronte, non proprio comunque all'interno. c'è... Esatto. Va bene. Se nel momento in cui mi afferra per correre, io come se rinvenissi un attimo, in questo momento praticamente ho la mentalità proprio del soldato, cioè mi sto per suicidare potenzialmente pur di uccidere il nemico. Afferro la boatta di benzina, quella che c'è vicino alla porta, se ancora non è naturalmente né esplosa né ci si è avvicinato fuoco, la afferro e cominciamo a correre con la boatta. Esatto, sì, Per poco. corriamo fortissimo. Ok. Stiamo arrivando così, Sì, praticamente. sei arrivato proprio a prenderla un istante prima, cioè qualche istante prima che le fiamme cominciassero a divampare, perché ragazzi, effettivamente, come ha detto Ex, la struttura, almeno là, è comunque in gran parte legno. Quindi là tutto sta cominciando a prendere fuoco. Voi cercate di schivare le fiamme, anzi, a dire la verità, fatemi un tiro di destrezza, per favore. Vediamo Chissà se perché riusciamo immaginavo. a schivare le fiamme. Allora, ti dico che comunque mentre sto andando, ecco appunto, Un tipo tura? se io capisco che la strada migliore, se Un tipo capisco che tura. la strada migliore, sì, vabbè, ovviamente sì, è quella di fronte, vado di fronte. Cioè, se vedo che le fiamme comunque cominciano ad avvolgersi e non abbiamo tempo di deviare, tiriamo dritto. Ok. Elric, l'hai tu l'hai fatto? Ovviamente No. sì. No, mi sono tolto i punti fortuna, però ho Perfetto, fatto quindi vi ben togliete. 17 punti fortuna. Ok, vi togliete tutti i punti, cioè i punti fortuna necessari. Ok, Alice, no, Ok. effettivamente la strada più, diciamo, più al sicuro è entrando nella stanza a sinistra, perché di fronte comunque le fiamme hanno pure cominciato a divampare. Quindi vi Allora, correte, vi infilate sulla sinistra e c'è la finestra da cui potete uscire. perfetto, apriamo la finestra e ci fiondiamo fuori. Cioè, Ok. proprio. Perfetto, uscite fuori, vi fiondate fuori, il fumo comincia a elevarsi molto 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 in alto e vedete anche queste fiamme che fuoriescono appunto dalla casupola. Le fiamme si sollevano e il fumo ancora di più. Al momento non sentite alcun Ok. rumore particolare. Io andrei tipo verso la zona della spiaggia, quindi non nel bosco. Ma di là aspetta. Ma io tornerei all'altro pontile. Perché il pontile da cui siamo arrivati sappiamo che non c'è niente. L'altro pontile invece potenzialmente ci potrebbe essere una barca. Non l'abbiamo visto, lui ci aveva detto. Ok, allora a questo punto proviamo. Malissimo che vada, cioè, ci sono i casolari, quindi non lo so, vediamo di inventarci qualcosa. Ok, Perfetto. Quindi muovete il quindi token. corriamo verso il basso. Sì, cominciamo a correre maledettamente. Whee! Ok. Mentre sto correndo, ricarico i due colpi di pistola che ho tolto naturalmente. Quindi apro, infilo i due colpi di pistola e richiudo. Ottima Ok, scelta. facciamo a passare da questa parte Sì. invece che dalla parte, diciamo, più vicina alla foresta. Ok? Sì, perché è un Quindi tetto. io passo proprio Ok? di qui Quindi. per evitare. Sì, no, dico, non sapevo quanto spazio effettivamente c'era tra i due edifici, quindi Sì, se ce la ce la fate facciamo passiamo tranquillamente. di lì. Sì. Ok. Raso muro, ma ce la fate tranquillamente. Riuscite appunto a passare senza alcun problema. Dovete muovervi ancora? Sì, Sì, continuiamo a muovetevi con i correre, cioè token almeno allora. io E noi stiamo ogni continuando. tanto. Ma intanto suoni.
la casa sta bruciando. Almeno la casa dico, sta bruciando. Non abbiamo il faro, però. Bene. Abbiamo creato un faro. Esattamente. Abbiamo creato un faro artigianale. Esattamente, quindi continuiamo a correre. Io ogni tanto appunto mi giro per vedere se lui è comunque dietro di me o accanto a me, e continuo a correre verso l'altro pontile. Elric, malamente proprio alla tua sinistra, sbucando dal nulla, escono altre due di quelle creature grandi come quella. Esattamente, grandi come quelle. Sono pressoché quanti metri, uguali. Quanti metri sono? Circa 3 metri. 3-4 metri più o meno. Io 3-4 metri è già un cambiamento totale. No, cioè, di sono distanza, giganti. No, io intendo di distanza da te. Ah, ok. No, io parlavo di altezza, ho detto 3-4 metri. Te che... No, un gigante, no, no. Infinito. No, 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 sono esattamente come quelle, sono alte come quelle, circa saranno tipo 1,5 metri di altezza. Però sono okay. Belle massicce, belle grosse, sono in due che ti stanno guardando e come dei predatori si acquattano un secondo e ti guardano, facendo uscire sempre di più la bava dalla bocca e dai denti, e digrignano i denti. Facendo anche questo ringhio che, anche se tu ti trovi a quella distanza, riesci a percepirlo e a sentirlo benissimo. Cosa fai? Ok. Mi fermo, guardo verso di loro, guardo verso di te, ti faccio praticamente un cenno di andartene. Ho la boatta di benzina in mano, giusto? Sì. La lancio e poi sparo. Ok. Fai prendere fuoco alla foresta, mi sembra un'ottima idea. Così tutto quello che c'è il temporale, non prenderà fuoco la foresta, mi interessa l'esplosione. Poco fa vi ho detto però che la pioggia è umidissimo. Poco fa però vi ho detto che la pioggia è cessata. Quindi ok, che è tutto dico... bagnato. Però nel sottobosco, dai, tu fallo, magari prende fuoco. Vabbè, appunto. Facciamo allora tutta l'isola. Ho bisogno da due di due prove. Uno, una prova di lanciare. L'altro, okay. Una prova di armi da fuoco, pistola. Il tiro di lanciare, quindi spendi i punti fortuna per lanciare o no? Sì, per lanciare sì. Ok, poi quindi lanci, i colpi saranno a cazzo. Lanci il bidone rotola vicino a queste creature che indietreggiano e lo guardano con anche notevole sospetto e poi ti guardano un attimo. Tu spari immediatamente, ma per poco non colpisci il bidone, lo manchi. Loro a un certo punto, vedendo questo sparo, cominciano a correre e si avvicinano molto di più. Ti do la possibilità di sparare un'altra volta. Manchi di nuovo, okay. il colpo. Se non ti sposti di lì e mi devi fare comunque un tiro su destrezza, le creature ti saltano addosso. Ci provo. Provo a tirare destrezza. Minchia. Allora, la tua mancanza di reazione, la tua gamba ti fa cadere, quindi tu cadi per terra. Mi sono una cosa, provo a cadere in avanti. L'unica cosa che provo a fare è cadere in avanti. È peggio. Fine. Poi dimmi tu. Lo so, ma prova a cadere in avanti. Cadi in avanti. Le creature, entrambe, ti saltano addosso. E cominciano a dilaniarti. Non so niente che posso fare. Corre. A parte piangere. L'unica cosa. Lui ha perso la pistola, tipo
dato che è caduto e io sono poco più avanti di lui, posso cercare di prendere la pistola e sparare a queste cose, quantomeno per levargliele di dosso. Puoi farlo, ma le creature sono là davanti, cioè tu entri nel loro raggio di azione, quindi di conseguenza c'è il 90% di probabilità che colpiscano pure te. Cioè, perché sono in due. Una si concentra su una, l'altra si gira e si concentra su di te. Quindi è un rischio, e tu è a tuo rischio e pericolo. Se riesco a fare qualcosa, con la voce flebile le dico di correre e comincio a strisciare con tutte le forze che mi rimangono verso la botta di benzina, con la pistola in mano. L'unico problema è che purtroppo loro sono... cioè, sono proprio sopra di te. Il loro peso è veramente, veramente, veramente tanto. Allora l'unica cosa che faccio, dato che io avevo preso il pezzo di stoffa imbevuto di benzina, l'ultima cosa che faccio, tipo guardandoti in lacrime, te lo lancio, perché è l'unica cosa impregnata di benzina che io ho in questo momento, sperando che ti arrivi abbastanza vicino, e tipo, intanto vediamo se riesco a lanciartelo vicino. Madre, mi sto sentendo male. Allora, Elric, intanto tu ti becchi questi 6 danni da dilaniamento, perché comunque le creature, anzi, a dire la verità lo devo tirare 2 volte. 3 danni dall'altra creatura. Quindi sono 6 danni da una e 3 danni dall'altra. Alice, tu hai tirato per... Sto guardando i punti feriti. Alice, tu hai lanciato per tirare cosa? Il pezzo di stoffa, tirarglielo più vicino possibile, dato che era l'unica cosa pregna di benzina che avevo. L'hai acceso, però? Non ho come accenderlo. Il mio scopo era lanciarglielo in modo tale che se lui si fa saltarina, se lui si spara sto coso, prende fuoco. È questo il mio pensiero, è l'unico aiuto che gli posso dare, perché non credo che stia facendo una bella fine mangiato vivo. No, quindi... direi proprio di no. Proprio Elric, tu senti proprio il dolore più terribile, stai proprio, lo senti che stai quasi per svenire. Effettivamente ti arriva poco dopo, cioè proprio in un istante ti arriva questo pezzo di stoffa che sai essere quello che ti ha dato Alice. Ma ci arriva, dato che sì, ci arriva. La boatta ci arriva, avanza un pochettino, avanza un pochettino e riesce a prenderlo. Elric, puoi farmi un tiro di fortuna come ultima speranza per vedere se riesci a dare un colpo a entrambe le creature e temporaneamente strisciare un secondo verso il bidone della benzina. Finiamola con il botto, dai. Mamma mia, sai proprio che deve finire così, va. Elric, con gli ultimi sforzi, dai un pugno ad una e un colpo di pistola all'altra che indietreggiano un istante. Tu cerchi di resistere in un modo che non hai mai fatto. Indietreggi, guardi indietro, vedi che c'è il... bidone di benzina. E che ferro, mi giro, me lo metto praticamente sul petto, aspetto che loro si avvicinino mentre lo punto con la pistola, li guardo tutti e due, guardo verso di te, Elis, e poi sparo contro il bidone. Elis, vedi che in ultimo istante non so se riesco a guardarmi tutta la scena, perché io già sto piangendo. Un ultimo istante vedi le creature che agguantano di nuovo Elric. Poco prima lui ti ha guardato, ti ha fatto un sorriso dicendoti corri, vattene. Dopodiché un'esplosione. Io tipo piangendo come una pazza comincio a correre verso appunto l'altra banchina, con l'accetta in mano
cioè tipo come se fosse l'ultima cosa che mi è rimasta praticamente. Corro velocissimo, non mi guardo neanche indietro perché ho paura di quello che potrei vedere e sentire. Corro, 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 proprio non... a perdifiato. Quello che vedi. Fino ad arrivare all'altro pontile. Quello che vedi è questo. Cazzo, c'era la barca. Cioè, io piango proprio a singhiozzare. Cioè, proprio non riesco a calmarmi. Continuo a correre. Praticamente arrivo dove c'è la barca e mi butto perché proprio di pesto e con l'accetto. Sì, dimmi, aiuto. One moment. Vedi la barca, le tue speranze per salvarti la vita di nuovo in parte aumentano, tuttavia senti dietro di te ulteriori urla che hai già sentito, di creature che hai già visto. 8 esseri non come quelli che hanno ucciso Elric, ma molto più grossi e decisamente più terrificanti. Sono in alto, più o meno, in quella specie di collinetta scogliera. Fermi, che ti guardano. Sono immobili, non si muovono. Sul pontile senti che c'è qualche cosa sotto che sta vibrando. Vedi che l'acqua comincia a incresparsi, come se stesse emergendo qualcosa. Vedi che una mano afferra il pontile e un'altra mano fuoriesce e qualcosa si sta sollevando per uscire. Quello che vedi è esattamente questo. Oddio. Questo essere scafandrato da cui esce appunto una luce e dell'acqua, tutto bagnato, da cui fuoriesce anche l'acqua, si erge davanti a te. Ti guarda. Guarda in alto. Ti tende la mano. E ti parla con una voce oscura, molto ovattata. Se vuole vivere, le conviene seguirmi. Il mio capitano la attende. Io tipo sono rimasta paralizzata ancora con le lacrime che praticamente mi scendono da sole. Ormai non sapendo più che fare, dico, cioè nella mia testa penso, tanto comunque sono morta. Afferro la mano. Lui ti solleva. Dopodiché guarda dietro, stando sempre attento alle creature che sono in alto, che sono sempre ferme là, tutte quante. Lui guarda a destra. E tu vedi che l'acqua continua a smuoversi e dall'increspatura sta uscendo qualcosa. Esce, esce, esce. L'acqua comincia ad aprirsi in modo tale da far uscire questa specie di barca enorme, totalmente in acciaio. Immediatamente è come se fuoriuscisse una sorta di ponte. Attraversate il ponte di acciaio. Si apre un boccaporto.
e scendete all'interno di quello che è un sottomarino e viene richiuso. Il sottomarino comincia di nuovamente a sprofondare. Ti fanno entrare all'interno di questo, di questa struttura. Fino a che ti portano in una stanza. Una stanza veramente bella. Abbellita di dipinti, di quadri, con un pianoforte. Di fronte all'entrata. I colori sono tra il rosso e il porpora. È uno stile particolarmente moderno, ma anche un qualcosa di, diciamo, futuristico. E c'è un uomo davanti all'organo che sta suonando. L'uomo che ti ha accompagnato nel frattempo si era tolto tutto ed è un umano, è una persona umana. L'uomo davanti all'organo si ferma, guarda dietro, si alza, si gira. È un uomo abbastanza avanzato nell'età, molto elegante. La barba nera e in parte grigia, capelli corti neri, un po' brizzolati però a dire la verità. Ti guarda, mette le mani dietro la schiena. Le porgo le mie scuse per questi modi un po' irriverenti, ma forse è stato meglio che lei venisse qui con me e la mia ciurma. Ma sarei estremamente privo di galanteria se non mi presentassi prima. Mi porge la mano. Tu gliela dai? Sì, sono ancora molto scossa, però è ammutolita, non riesco bene a connettere, però gli porgo la mano. Lui ti saluta con il baciamano. È un vero piacere conoscerla. Io sono il Capitano Nemo e questo è la mia nave, il Nautilus. Benvenuta a bordo. E direi che questa giocata di un faro senza luce può volgere al termine. Madonna. Oddio, gente traumatizzata per il resto della sua vita.